Presidente, la misura è colma, questo ci è parso di aver capito. Oggi mi dimetto, questo è chiaro. Durante l'ultima conferenza dei capigruppo, il centro-sinistra in modo compatto e, permettetemi di dire, anche plateale per l'ennesima volta, ha votato contro una mia proposta. Ha eretto un muro nei miei confronti, questo muro resterà intatto, tale, fino alla fine del mandato. Quindi si incrina il rapporto con il centro-sinistra, lei passa all'opposizione? Io non ho mai visto una coalizione di maggioranza votare in modo plateale contro un rappresentante istituzionale, senza peraltro averne nemmeno informato precedentemente. Evidentemente era un segnale politico, è stato colto. Io ovviamente ne trarrò le conseguenze in aula. Gliela rifaccio. È seduto, siederà ai banchi dell'opposizione? Guardi, è indifferente lo scranno che io andrò ad occupare, certamente non sarà più quello di Presidente. Sarò seduto in aula per valutare le proposte di deliberazione che la Giunta porterà alla nostra attenzione, oltre, se la maggioranza lo concederà, anche gli ordini del giorno, le risoluzioni, le mozioni, le proposte di deliberazione presentate dalle varie minoranze presenti in aula. Tutto ciò che sarà a favore delle baresi e dei baresi avrà il mio voto favorevole. Ciò che riterrò scritto male, irregolare, illegittimo, inopportuno, dannoso per i baresi avrà la mia ferma opposizione. Presidente, si è fatto un'idea di chi possa essere il suo sostituto alla Presidenza del Consiglio? Do un'idea di chi sceglieranno. Ciò che proporrei io è certamente un Presidente del Consiglio Comunale donna, a maggior ragione dopo l'episodio ormai noto e triste accaduto alla consigliera Melini. La parità di genere va coniugata con fatti concreti, non con slogan elettorali, non eliminando, come è accaduto in regione, un assessore di genere femminile per far posto all'ennesimo maschietto, non nominando il sesto assessore maschietto a Bari a fronte di una parità che doveva essere 50-50. Abbiamo l'occasione per rimediare: una donna Presidente del Consiglio Comunale di Bari.